Ciao amici e amiche, questa sera a cena preparerò dei fiori di zucca ripieni al forno. Seguite la ricetta, ciao! Eccoli pronti. Ora prendiamo una pirofila. Eccoli pronti. Ora prendiamo. Allora, iniziamo a fare il ripieno. Serviranno 250 g di ricotta. Servirà 50 g di grana padano. Mescoliamo. Ok, 7-8 acciughine, tagliamole a pezzetti. In questo modo mettiamole dentro la ricotta. Mescoliamo. Questo è pronto. Serviranno 12 fiori di zucca. Io adesso li pulisco. Dobbiamo togliere l'interno, questo, e li mettiamo in un piatto. Verranno un po' lavati e asciugati. Allora, ecco, vedete? Questo è il fiore che è più buono con il pistillo così. Ve li faccio vedere tutti e due. Allora, qui buttano l'ormone, qui no, perché questo è maschio, questo non fa venire fuori nessuna zucchina, mentre questo, quando nella pianta della zucchina esce il fiore con questo, buttano l'ormone e fa crescere la zucchina. Quindi sarebbe meglio comprare quei fiori che non ce l'hanno. Adesso prendiamo il fiore, un cucchiaino, mettiamo un cucchiaino di ricotta, chiudiamo il fiore in questo modo a caramella, così, ok? Per tutti i fiori. Un altro ve ne faccio vedere. Ok. Chiudiamo a caramelle, così. Per tutti i fiori. Eccoli pronti. Ora prendiamo una pirofila. La mia solita pirofila vecchissima. Irroriamo con olio e mettiamo i fiori, così uno da una parte e uno dall'altra, uno da una parte e uno dall'altra, così. Stringete, ci devono stare tutti, eh? L'ultimo. Ecco qua. Ora, un altro po' di olietto. Così. Del grana grattugiato.
così, del pan grattato, non tantissimo, proprio una spolverata, così, un pizzico di sale, a posto. Ora li metteremo a 180 gradi per 15 minuti, il forno già caldo. Eccoli qui, dopo 15 minuti sono così. Ora assaggio. Che goduria. Se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdere nessun video, mettetemi qualche commento. Ricordatevi di iscrivervi al canale, non ve lo dico più. Ricordatevi che a 1000 iscritti faremo uno speciale dove voi stessi mi farete delle domande e io dovrò rispondere. Se vorrete, se no continuerò a cucinare. Ciao!